Politeama di Como, 15 milioni di euro per riqualificare l'ex cineteatro di Piazza Cacciatori delle Alpi. Sale la somma per gli interventi necessari per salvare dal degrado l'immobile, 5 in più rispetto a quanto preventivato nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale. Martedì il comune di Como è entrato formalmente in possesso del Politeama. Il sindaco Alessandro Rapinese ha pubblicato un video sui social mentre firma i documenti dell'atto notarile per il passaggio di proprietà, chiudendo in questo modo l'iter burocratico iniziato lo scorso 30 novembre con l'acquisto dello stabile per 1.200.000 euro. Si parte con i primi interventi di sicurezza, ha spiegato il primo cittadino, subito 400.000 euro per la manutenzione del tetto per evitare nuove infiltrazioni, poi le facciate che sono a rischio crollo e ancora il taglio e la pulizia dell'intera area. Sono iniziati infatti i lavori che riguardano il taglio di piante e arbusti vicino al Politeama. Il sindaco detta dunque la linea dei primi interventi: a breve toglieremo anche le vecchie insegne, mentre stiamo pensando ad una nuova pavimentazione per quanto riguarda l'esterno, ad esempio il parcheggio, aggiunge, ma ribadisce, resta prioritaria la sicurezza della struttura, quindi tetto e facciate del Politeama. Sul fronte economico, come detto, la spesa complessiva per riqualificare e dunque ridare vita all'immobile è salita a 15 milioni di euro. Vogliamo intercettare le risorse attraverso bandi, dice ancora Rapinese. L'amministrazione comunale dunque al momento non intende stanziare somme da destinare alla sistemazione del Politeama. Infine, attesa per la prossima settimana la riunione del tavolo di coprogettazione, l'equipe di professionisti formata nel 2021 con lo scopo di dare un futuro alla storica struttura per definire i contenuti della relazione finale che dovrà essere successivamente consegnata all'amministrazione.